Primi del Novecento. Joanna Bonger, moglie di Theo van Gogh e cognata di Vincent, è seduta nel suo studio. Alla luce di una lampada, ordina le lettere che i due fratelli si erano scambiati quando erano in vita. E da lì, con la mente, Joanna ripercorre la vita artistica di Vincent fino alla sua tragica fine. Ci siamo incontrati poche volte. Eppure sei stato una presenza costante nella mia vita. Sposare tuo fratello Theo è stato un po' come sposare anche te. E da te ho ereditato quadri e lettere, quelle lunghe lettere che scrivevi a Theo. Leggendole ho capito la grandezza e la nobiltà della tua solitaria vita d'artista, che mi è parso di rivivere attraverso le tue parole di uomo colto e fine letterato. Avevi già 27 anni quando, incurante dei giudizi altrui, hai abbandonato tutto per dedicarti alla pittura. Era il 1880 e in un decennio hai realizzato centinaia di dipinti. Quelle tele, che sembrano dipinte da persone diverse, mi tengono compagnia durante le lunghe serate invernali. Pennellate che da piatte e calme diventano sempre più veloci e fitte, dense e pastose, fino a divenire vortici contorti. Ti immagino mentre con furia spremi direttamente il tubetto sulle tele immacolate, facendo nascere girasoli, iris e ritratti di persone a teccare. E vedo i quadri animarsi di suggestivi bagliori luminosi, dai tocchi blu cobalto e giallo cromo, sempre più intensi e accesi, fino a creare un'esplosione di luce e colore, di cielo e di grano. Animo fragile il tuo, come la tua mente, che consumata dalle sofferenze non è riuscita a mantenere a lungo la sua lucidità. In un'assolata giornata d'estate hai deciso di porre fine alla tua esistenza, in mezzo a quei campi che tante volte ti avevano visto sporco di colore, ma con un'espressione felice in volto. Avevi solo 37 anni, e dopo di te, il mondo dell'arte non sarebbe stato più lo stesso. Oltre alla cura del bambino, Theo mi ha lasciato un altro compito, la tua opera. E scopo della mia vita è stato quello di farla conoscere al mondo.